capire se è veramente la persona giusta per te, dovresti porti un'altra domanda cruciale, un'altra domanda fondamentale. Nella relazione con questa persona, io sto vivendo gioia e felicità o tensione e ansia? Perché, ripeto, alla parte emotiva va bene anche la tensione e ansia, non serve solo la gioia e felicità, la gioia e felicità la vuole la parte logica. Se tu riesci a... esatto. Per il prossimo Gran Premio c'è la Ferrari che sta sgommando, si sente tutto, poi c'è la finestra aperta, passano pochissime macchine, ma queste sono passate. Comunque, questa è un'altra domanda fondamentale. Ti dà gioia interagire con questa persona? E poi soprattutto, tornando al discorso delle relazioni, non bisogna mai lasciarsi incasellare in una relazione che non ti interessa. E come dicevo prima, un saluto anche a Stella Marina, grande Stella. Ci sono molte persone che, ad esempio, sono in qualche modo arrivano a sposarsi anche non volendolo, per pressione dall'esterno, questo soprattutto da parte delle donne. Ma la cosa fondamentale è evitare assolutamente di accettare condizioni che non ci vanno bene. Per rispondere ancora alla domanda di Wormhole, ma ricordo che questa non è una live domande e risposte, la live domande e risposte dovete farla nelle altre live, perché ho sempre paura di deludere chi amo. Ma diciamo che probabilmente è legato a una forma di insicurezza, no? Perché se uno è sicuro di se stesso, non ha paura, anche perché la delusione nasce soltanto dall'illusione. Cioè, una persona è delusa soltanto se prima è illuso, altrimenti non sarà mai deluso. Quindi, e poi bisogna rendersi conto che tutti noi, nell'interagire con le persone, possiamo commettere degli errori. Ma la cosa importante, anche questo credo che sia fondamentale, è non lasciarsi prendere dall'insicurezza, perché se noi siamo insicuri nelle relazioni, le facciamo fallire. Questa, infatti, è un'altra domanda che io credo che dovremmo farci. Sono sicuro o sicura quando interagisco con questa persona o vivo dei momenti di tensione? Perché se tu vivi dei momenti di tensione, allora non riesci a cavare un ragno dal buco. Noi non dobbiamo vivere relazioni tensionali, le relazioni tensionali che ci generano tensione sono sempre relazioni che per noi comunque non vanno bene. E per finire di rispondere anche a VS, se tu non provi attrazione o cedi all'attrazione. Perché anche questa è una cosa interessante, no? Le relazioni fedifraghe e concubine dobbiamo, se vogliamo, imparare a gestirle. Cioè, se uno vuole una relazione da amante, tra virgolette, deve rendersi conto che quello è un ruolo e non deve mai cercare di uscire da quel ruolo. Perché se tutte le donne o gli uomini che intraprendono una relazione fedifraga e concubina pensando di poter diventare il partner principale, questo è un altro grave errore. Un altro grave errore nelle relazioni che non funzionano è proprio quello di mettersi in relazioni che non ci vanno bene, nella speranza, quindi nell'illusione che le cose possano cambiare. Ecco, questo è, credo che sia il più grave errore che fanno le persone e che è certo che la relazione fallisce se tu inizi una relazione sperando che le cose possano cambiare. Devi focalizzarti sul qui ed ora. Le cose sono così in questo modo. Non è che devo iniziare una relazione sperando che le cose possano diventare diverse. Se quello è sposato e tu vuoi iniziare una relazione con una persona sposata, devi sapere che devi prendere per buono e accettare il fatto che quello è sposato se ti va, oppure non inizi la relazione. Invece, purtroppo le persone hanno smesso di vivere nel presente e hanno smesso di vivere nel qui ed ora,
e vivono in un là e in un allora che non c'entra niente col qui ed ora. Quindi si illudono e l'illusione è la madre di tutte le delusioni. Cioè, noi non potremo mai essere delusi se prima non ci siamo illusi. Quindi, se tu ti illudi, e poi non è che è quell'altro che ti illude, perché nessuno ti può illudere, perché la realtà è davanti agli occhi di tutti. È soltanto che, come dicevo prima, se tu ti lasci trascinare dalle emozioni, questa realtà non la vedi, vedi una realtà alterata, vedi una realtà adulterata, una realtà diversa da quella che in realtà è. E questo capita per tantissimi motivi. Il motivo principale è che appunto ci illudiamo, quindi bisogna ammazzare l'illusione, se noi vogliamo, oppure ammazzare anche la speranza, perché quante persone vivono sperando che le cose un giorno cambieranno? E quindi poi se le cose cambieranno, ma sicuramente non andranno nella direzione che loro hanno, cambiare, cambieranno di sicuro. Ma probabilmente non è detto che vadano nella direzione in cui loro speravano, e quindi a quel punto lì restano fregati. L'unico modo è valutare il tempo presente. Lezioni di matematica per tutti. Bene, diamo il benvenuto a lezioni di matematica per tutti. Questo è veramente l'unico modo di questo è veramente l'unico modo di poter essere felici, vivere nel qui ed ora, non in un là ed un allora sperando nel futuro. Giorgia, lezione di matematica per tutti, nonché Giorgia. Bene, Giorgia. Elementare come comportarsi con una persona sposata che ci vuole con te. Ma se una persona sposata ci vuole con te e tu non vuoi fare l'amante, punto, la lasci nel suo brodo. Se invece vuoi fare l'amante, fai l'amante. Vuoi andarci a letto una volta? No, hai un canale. Quindi, beh, dai, cogliamo l'occasione. Iscrivetevi al canale Lezioni di Matematica per Tutti. Vediamo un po' com'è sto canale. Lezioni di Matematica per Tutti. Mi iscrivo anch'io. La matematica è sempre meglio conoscerla. Lezioni di matematica per tutti. Ah, beh, 46 iscritti. Va bene, dai, hai un iscritto in più. Ok, quindi bisogna sempre, comunque, bisogna sempre valutare quelle che sono le nostre. Bisogna sempre valutare quelle che sono le nostre, come dire, i nostri obiettivi. Non c'è nulla di male, non c'è nulla di male nell'avere una relazione con una persona sposata se ci fa piacere. Anzi, ripeto, quello che per qualcuno può essere una maledizione, per qualcun altro può essere una benedizione. Normalmente la povertà per tutti è vista come una maledizione. Ma ad esempio San Francesco e Buddha Shakyamuni si sono spogliati di tutti i loro averi e hanno vissuto una vita in povertà, tanto per fare un esempio, no? Quindi è tutto veramente soggettivo. Scusate, per qualcuno, avere una relazione con una persona sposata è un dramma, perché pensa, e poi al sabato e alla domenica sarà con il marito, sarà con la moglie, io sono sempre solo, sono sempre sola. Per qualcun altro invece dirà: ah, meno male che al sabato e alla domenica è con la moglie o col marito, così non mi stai a rompere i coglioni e io faccio quello che voglio. Quindi le cose non esistono intrinsecamente. Una delle varie interdipendenze, che noi abbiamo dipende da che cosa? Dipende proprio dal filtro che noi mettiamo, cioè ognuno di noi ha i suoi filtri con i quali interpreta gli eventi che ci accadono. E noi non dobbiamo lasciarci
condizionare dai filtri degli altri, noi dobbiamo utilizzare i nostri filtri. Quindi purtroppo viviamo in un mondo di persone che non fanno altro che dare consigli agli altri, oltretutto consigli non richiesti, soprattutto da un punto di vista sentimentale affettivo. È pieno il mondo di persone che ti dà consigli non richiesti su cosa fare. E uno dirà, vabbè, ma tu non fai altro che dare consigli. Ma io do consigli generici, poi uno lo prende, non è che io dico quello che dico io è il Vangelo, a parte che nel Vangelo sono scritte tutte cazzate, ma non è che io dico che è il Vangelo e questo... Però ognuno di noi deve poi interpretare a modo suo le relazioni sentimentali affettive. Questo è molto importante se vogliamo essere felici in amore, altrimenti saremo infelici.